Era chiusa da tempo a causa dei lavori per la realizzazione dei sottoservizi della linea 1 della metropolitana. Oggi è stata riconsegnata alla cittadinanza la prima parte dell'area di Via Verdi, riqualificata con componenti di arredo urbano in sintonia con l'arredo già esistente nella adiacente Via Santa Brigida, e fa ora parte dell'ideale percorso pedonale che unisce Piazza Matteotti e Piazza Trieste Trento. È stata anche eseguita in corso d'opera una variante al progetto in corrispondenza dell'ampio marciapiede, per delimitare un'area destinata al parcheggio di 12 biciclette proprio di fronte all'ingresso del Consiglio Comunale. È un segnale che va nella direzione di incentivare e promuovere l'utilizzo delle biciclette, in armonia con il progetto più vasto che vedrà la realizzazione della più lunga pista ciclabile del Sud con i suoi 18 chilometri, che si svilupperà fra Bagnoli e San Giovanni. All'interno dell'area riqualificata è stato creato uno spazio che sarà dedicato all'apposizione di una rastrelliera con 12 posti per delle biciclette. E anche in ottemperanza all'indicazione del sindaco e all'indirizzo di tutta l'amministrazione, compreso pure il Consiglio Comunale, che prevede un utilizzo e una riqualificazione di tutte le aree, soprattutto per mezzi non inquinanti. Quindi l'idea delle biciclette, che fra l'altro sono utilizzate molto spesso anche da alcuni consiglieri comunali e da altri dipendenti dell'edificio, sarà sicuramente di utilità e di esempio per tutta la cittadinanza.